E che siamo partiti. Già. Sto riprendendo, sì. La vuoi andare su? No, ma si può parlare già adesso. Sì, sì. E cos'è che abbiamo da dire? Non so, chiedimi quello che vuoi. Allora. Oppure possiamo andare qua fuori, all'aperto. No, magari rimaniamo qui. Dici? Sì, così buio, faccio vedere il locale. Ok, allora in quale... Il locale dove... poi dopo io, andiamo di... prima fuori, prima che andiamo su, secondo me, ci sono le poltrone. Fai vedere un sì, po'. Sì, ma magari aspetta, andiamo su un attimo. Dici? Sì, facciamo un giro. Vedere un po' il locale. No, facciamo un giro. Perché abbiamo indirizzato. Facciamo un giro. Ecco. Queste sono le scale, belle, cavolo, forte. Però è buio. Solo che è un po' buio, Adesso è buio. No, ma vabbè, ma poi si vede. No, è un po' buio, sì. No, qua c'è la finestra, perfetto. Ma cosa si vede? Ecco, siamo un po' più tranquilli. E no, niente. Sì. Allora, questo possiamo... locale si chiama Napoleon. Napoleon? Siamo in via Chiesa Rossa 81 a Milano e abbiamo trovato questo locale per fare i nostri telefilm di commedia, le nostre commedie a episodi. Si chiama Mister Sir Coppola, che sono io praticamente, e idealizzato, creato da me stesso e da Franchi Fabiani, siamo in duo, e abbiamo idealizzato questo telefilm appuntato. Mister Sir Coppola è il nostro personaggio creato, ed è un personaggio magico, lui ha della magia, cioè appare, scompare, comunque è magico. E questo Mister Sir Coppola sarebbe che lui è uno che potrebbe aiutare a chiunque, qualsiasi problema viene detto, lui lo risolve, lui dovrebbe risolvere tutti i problemi con la sua magia, quindi abbiamo dato, però è in versione commedia, quindi fa anche ridere, è abbastanza simpatico come personaggio. Posso fare un giro di video qua per riprendere un pochettino il locale? Sì. Qua sì. Sopra così, sì. Se ti fermo un attimo. Sì, certo. Ok, questo qua sarebbe il locale sopra, sul palcato. Bello! Carino, Molto carino, sì. Adesso se mi segui io andrei un attimo fuori, così approfitto anche di accendermi la sigaretta, quindi volevo anche fumare. Facciamo vedere anche sala fumatori che è fuori. Dopo andiamo verso il bagno, dopo un po' il bagno per far vedere l'ufficio di Mr. Coppola. Attenzione al tavolino. E qua un po' buio, sì. Sarebbe da accendere. Che bello! Ecco qua, ci siamo, almeno posso fumare tranquillo. E manca un portacenere, arrivo, Un portacenere. Allora, stavamo dicendo? Sì, appunto. Stanno dicendo di Mister Sir Coppola. Forse è meglio che metto di qua, perché sì, dai, qua c'è buio. Così siamo sala fumatori poi.
Quindi penso che, insomma, come idea non sarebbe male, perché ho visto che manca diciamo, nella televisione, nel cinema, nel lato cinematografico, manca proprio Mister Sir Coppola. E non poteva mancare, ragazzi. Perché è una cosa che, cioè, è una cosa bella. C'è una persona che aiuta tutti, risolve qualsiasi problema, quindi risolve i problemi degli altri. Ed è magico, ovviamente, quella magia. Manca proprio nel lato cinematografico. Quindi potrebbe anche andare. Ottimo. E insomma, cosa vogliamo aggiungere? No, allora, intanto io sono Marco Caivano, nato a Milano il 28 novembre e sono io Mister Sir Coppola, sarei io. Adesso invece facciamo entrare Frabiani. Intervistiamo Frankie Frabiani, io mi rialzo. Stai dritto di qua, no, stai dritto, no, no, con la telecamera stai dritto di qua. No, stai dritto sulla poltrona, stai dritto sulla poltrona, stai dritto sulla poltrona. E intervistiamo Frankie Frabiani, dov'è? Dov'è? Eccolo Eccomi che è qua. apparso, eccolo Frankie. Ok. Ma come mai? Ma puzzano di piscia questi. È meglio così. Magari sono i gatti. Siamo E all'aperto qua, saranno i eh? gatti, Ma siamo che vengono qui e all'aperto. fanno pipì. Allora, ci dica Frankie Frabiani.